Wunderkammer significa in lingua tedesca camera delle meraviglie. Tra la metà del 500 e la metà del 600, in ambito germanico e italiano, raffinati regnanti e scienziati naturalisti diedero origine a collezioni in cui il mondo della natura e quello dell'artificio convivevano in un insieme meraviglioso. Li muoveva l'anelito tipicamente rinascimentale di possedere un repertorio esaustivo di tutto lo scibile in un'unica stanza. In questi teatri del mondo veniva dato ampio spazio a tutto quanto si allontanava dalla norma. Gli ambienti erano fittamente allestiti con quegli oggetti, prodotti dalla natura o realizzati dalla creatività umana, capaci di destare meraviglia in chi li osservava. Con il termine latino naturalia si indicano quegli oggetti provenienti dal mondo della natura. Animali imbalsamati rari e mostruosi, piante e frutti esotici, conchiglie, misteriosi resti fossili di animali estinti che alimentavano la leggenda di creature mitologiche. Gli artificiali, invece, erano oggetti naturali trasformati dalla mano dell'uomo in creazioni sontuose dove una straordinaria perizia esecutiva si univa alla preziosità dei materiali. In cima a questa scala ideale si ponevano gli strumenti scientifici, i prodotti di orologeria e gli automi animati da misteriosi e sofisticati meccanismi. In essi l'uomo manifestava il suo desiderio di comprendere e imitare l'oscuro funzionamento della natura, entrando in competizione con essa. Appartenevano a pieno titolo a questi eccezionali elementi, detti genericamente mirabilia proprio per la loro capacità di suscitare meraviglia e stupore, gli oggetti esotici o exotica provenienti da ogni parte del mondo. Tra le grandi Wunderkammer in Europa, ricordiamo quella di Ferdinando II del Tirolo ad Ambras, quella di Rodolfo II di Praga e quella di Augusto il Forte a Dresda. La prima collezione ad essere definita Wunderkammer fu proprio quella di Ambras. Già in questo primo esempio si possono notare come i mirabilia trovassero spazio in grandi scaffali e armadi e fossero suddivisi per materiali. Sul soffitto, invece, erano appesi animali imbalsamati come coccodrilli o rari rettili. In un manifesto horror vacui erano accostati minerali preziosi, piante rare essiccate, rami di corallo e madreperle, zanne di elefante, vasi in pietra dura e cristalli di rocca della più sontuosa fattura, elaborando così un complesso e pulsante organismo di insieme. Ma non mancavano quadri, monete, cammei, collane e reperti archeologici. Visto il valore delle rarità collezionate, il fenomeno delle Wunderkammer si diffuse principalmente in luoghi aristocratici e principeschi, così come in particolari ambienti religiosi o presso facoltosi scienziati. In Italia furono grandi scienziati naturalisti e speziali a costruire le collezioni più importanti. Si distinse tra tutte la collezione di Ulisse Aldovrandi, cui seguirono nel 600 le raccolte enciclopediche di Ferdinando Cospi e Manfredo Settala. Ulisse Aldovrandi, un grande scienziato e naturalista, fondatore della moderna storia naturale, a proposito della sua collezione affermava: «Tanto è nel mio museo la quantità delle diverse cose naturali che, lo dico senza superbia, a stento bastano 6 mesi per visitarlo». La natura era protagonista assoluta nella sua raccolta. Grazie a una rete di contatti, molti dei quali anche nel Nuovo Mondo, riuscì a riunire ben 18.000 diversità di cose naturali e 7.000 piante essiccate. Decine di artisti alle sue dipendenze eseguirono migliaia di raffigurazioni ad acquarello di specie animali e vegetali per illustrare la sua storia naturale, un'opera a stampa immensa che può considerarsi la più completa descrizione della natura concepita sino a quel momento. L'allestimento di queste collezioni ci è noto proprio grazie ai cataloghi che, oltre a descrivere i singoli pezzi, recavano nel frontespizio l'illustrazione del museo nel suo insieme. I cataloghi sono oggi l'unica testimonianza visiva, visto che questi ambienti vennero in larga parte distrutti. Nel 700, infatti, con l'avvento dell'età dei lumi, venne a esaurirsi quella concezione che intrecciava alla natura le categorie di arte e di meraviglia. La tendenza predominante fu quella di separare i naturalia dagli artificialia e la produzione e la circolazione di mirabilia di ogni tipo venne progressivamente a esaurirsi. Nacquero così musei specializzati dedicati alle scienze naturali o all'arte. Per la gran parte dei contemporanei dell'illuminismo si trattava di collezioni degeneri di folli o di sovraffollati mausolei risalenti a un clima da bizzarria prescientifica.
cosicché gli aspetti pertinenti la storia dell'arte e la filosofia della natura, insiti in quelle raccolte, rimanevano per lo più nascosti. Nell'Ottocento, complice il clima di generale attenzione per le arti applicate, si riattivò un ricco mercato attento alle più stravaganti e lussuose opere provenienti dalle disperse Wunderkammer. Il Museo Pol di Pezzoli incarna l'episodio più significativo in Italia di una rivisitazione in chiave eclettica e ottocentesca del fenomeno. Nel gabinetto dantesco, progettato e allestito tra il 1853 e il 1856, Gian Giacomo Pol di Pezzoli, fondatore della Casa Museo, come un principe rinascimentale creò il suo studiolo, dotato di un serrato programma iconografico. Questo ambiente era destinato allo studio e alla contemplazione degli oggetti più preziosi delle sue raccolte. Archeologie, gioielli, vetri, ma anche oggetti tipici da Wunderkammer, dal Nautilus decorato alle coppe in noce di cocco, dai manufatti esotici provenienti dalla Cina o dal Giappone agli orologi antichi, dalle tazze in pietra dura ai bronzetti alla lucerna in cristallo di rocca. Le Wunderkammer vennero recuperate dalla storia e dalla critica d'arte solamente all'inizio del Novecento con gli studi di Murray e Schlosser e soprattutto negli anni Ottanta con le ricerche svolte da Adalgisa Lugli. In ambito artistico, nel Novecento, sono le avanguardie come il surrealismo e poi l'arte povera, la land art e art in nature, ma anche tanti protagonisti dell'arte più recente a riproporre una meraviglia programmata che presenta analogie e risonanze con l'universo delle Wunderkammer storiche. I rapporti tra arte e natura sono uno degli assi portanti dell'arte moderna e di quella contemporanea. Il fenomeno delle Wunderkammer, sia che riguardi oggetti singoli, sia che coinvolga raccolte contenute in stanze, armadi, stipi o atelier, invita allora come oggi a un approccio intuitivo e per analogie e a giocare con le associazioni visive. Oggi viviamo nell'era dell'iperconnettività e siamo saturati, intossicati da immagini. Le Wunderkammer di ieri e di oggi permettono di riscoprire il nostro bisogno disperato di ritorno alla meraviglia e alla natura, proprio attraverso l'arte.